Coach Spiro Lecca, siamo all'antivigilia del debutto ufficiale della Top Secret, domenica prima di Supercoppa a 100 contro la Tramec, così finalmente una partita ufficiale dopo tre buone amichevoli. Che gara ti aspetti? Ma mi aspetto una gara, un derby, e veniamo dopo tre partite fatte anche bene, oltre alle previsioni, e con qualche acciacco, come tutti, era prevedibile dopo 6-7 mesi senza giocare con agonismo al 100%, però siamo contenti che finalmente si gioca sul serio e andiamo a 100 per fare la nostra partita, sapendo che non sarà facile, che i derby sono sempre partite stimolanti. Per quelle 4 settimane che abbiamo lavorato, secondo me abbiamo fatto delle buone cose. Purtroppo abbiamo un acciaccato nel giovane Filoni che secondo me non conviene, secondo lo staff medico non conviene rischiarlo. Per il resto dobbiamo fare un'altra verifica e per quanto riguarda il nostro punto della preparazione in vista del campionato del 15 novembre. E per quanto riguarda la gara, sappiamo che incontriamo un 100 che è un po' simile con noi, a noi a livello di amante motonucleo, di italiani anche di qualità, aggiunto di americani esperti, per questo qualche giovane interessante, per questo sono tutti ingredienti per fare un bel derby, con l'unica pecca che è del Covid che ingombra sempre di più sopra le nostre teste. E la realtà è questa, dobbiamo isolarci e pensare a fare il massimo sul campo, andiamo a 100 per fare la nostra gara, a provare a vincere come facciamo tutte le gare e dopo vediamo cosa viene fuori. Hai accennato alla Tramec, una squadra sì neopromossa ma comunque pericolosa, lo dicevi tu, aggiunto a un nucleo di italiani confermato anche dell'anno passato, i vari Moredo, Ranuzzi soprattutto, ma non solo loro, due americani come Cotton e Sherrod, sicuramente molto interessanti. Certo, non dimentichiamo Leonzio che una guardia molto interessante, secondo me è uno che può far bene anche in questo piano, nella 2. Dobbiamo fare molta attenzione, abbiamo preparato la partita, stiamo preparando la partita per cercare di fare le nostre scelte per aumentare i problemi a loro e vediamo in questo bel confronto come andrà. Ecco, su cosa state lavorando? L'aspetto tattico che secondo te dovrà fare un po' la differenza, ecco, che cosa dovrà fare la tua squadra per provare a vincere al 100? Noi dobbiamo pensare più, siamo in una fase che dobbiamo più pensare alle cose nostre, cioè tatticismi vengono un po' più avanti, adesso dobbiamo insistere sul discorso di chimica a livello di sia difesa che in attacco per cercare di prima di togliere i punti forti a loro ma anche andare in attacco con il nostro sistema per cercare di mettere la palla al momento giusto nel giocatore dove lo schema prevede. Parlando della Top Secret, una squadra sempre più ben amalgamata, lo si è visto in queste tre uscite, vecchi e nuovi si stanno sempre inserendo al meglio, i giovani anche si stanno inserendo molto bene all'interno del gruppo, sì, aiutati dai veterani. È una squadra che ormai si conoscono quasi a memoria, almeno 6 decimi. Gli altri sono inseriti perché sono giocatori intelligenti e ragazzi in gamba. Per questo gli ingredienti sono tutti per continuare a crescere. E siamo da un mese a lavoro di squadra, siamo contenti per come sta procedendo, però siamo anche esigenti perché sappiamo che possiamo continuare, abbiamo del margine di miglioramento sia in fase difensiva ma anche in offensiva. Ogni tanto fermiamo troppo la palla e perdiamo dei vantaggi che con gran fatica li otteniamo e invece dobbiamo mantenerli per concludere meglio. Per chiudere, l'ho detto prima, peccato per le porte semichiuse. Quello è un peccato, però viviamo la giornata e secondo quello che ci dicono, se il numero continua a crescere e dobbiamo essere pronti a tutto, per questo ti dico la verità, e tutti noi dobbiamo essere responsabili, siamo responsabili di come ci muoviamo anche durante la giornata,
Io in primis, per esempio, domani mi si sposa un amico qui a Ferrara e ho fatto la disdetta per cercare di. Intanto gli auguro a lui, gli dico la nozze ad Albi e Carlotta, però non posso essere della partita perché dobbiamo essere responsabili e io non posso permettermi di mettermi in delle situazioni dove posso compromettere il lavoro di tutto uno staff di 25-30 persone. I tempi sono questi, dobbiamo adeguarci, dobbiamo rinunciare a tutti qualcosina. Penso che sia giusto.